Il sesto e ultimo passo costituisce l'incipit del romanzo Le Père Goriot, opera di uno degli autori più rappresentativi del realismo francese, Honoré de Balzac, autore della Comédie Humaine, una raccolta monumentale di 95 romanzi, novelle, saggi realistici, fantastici o filosofici, di racconti e di 25 studi analitici, il cui scopo era fornire un quadro esaustivo, una sorta di enciclopedia umana e sociale della Francia della prima metà dell'Ottocento. Nel passo in questione, il narratore fornisce una descrizione estremamente dettagliata della pensione gestita dalla signora Vaquer. La pensione è una sorta di albergo con clientela non molto numerosa e generalmente stabile, cui è riservato un trattamento di tipo familiare. Quali informazioni fornisce il narratore nella prima sequenza? Per rispondere a questa domanda dobbiamo soffermarci sulla prima parte del passo. Il narratore fornisce sostanzialmente notizie oggettive, per esempio indica con precisione topografica l'ubicazione della pensione. A queste notizie oggettive si aggiungono considerazioni di tipo soggettivo, cioè giudizi da parte del narratore onnisciente sulla reputazione della pensione, di questo albergo a gestione familiare. Seconda domanda. La seconda sequenza è costituita dall'intervento del narratore sul carattere fondamentale della vicenda. Quale sarà tale caratteristica e perché è in sintonia con la letteratura moderna dei romantici? Per rispondere a questa domanda, consideriamo distintamente le due affermazioni. La prima: questo dramma non è una finzione né un romanzo. Sono tre le parole chiave: dramma, finzione, romanzo. Vediamo di spiegarle nel dettaglio. Consideriamo innanzitutto la parola dramma. Dramma evoca subito il teatro. In realtà non è in questa accezione che dobbiamo intendere il termine. Dramma è infatti una parola che deriva dal greco drao, che significa fare. Il dramma è ciò che viene fatto, ciò che viene agito su una scena, ma anche ciò che avviene. Quindi dramma è da intendersi nell'accezione, nel significato di storia, vicenda, insieme di eventi. Dunque, questa storia non è una finzione, cioè non è frutto della fantasia dell'autore, ed è dunque tratta direttamente dalla realtà. Non è neppure un romanzo, il che può sembrare una contraddizione, perché in effetti Le Père Goriot rientra nella categoria del romanzo. Bisogna dunque capire cosa intende Balzac con la parola romanzo. Per Balzac questo non è un romanzo perché è uno studio sociale. Studio sociale o étude des mœurs, studio di costumi, è infatti il termine con cui l'autore definisce i romanzi che compongono la Comédie Humaine. Se il romanzo è uno studio sociale dei costumi, cioè un'analisi il più possibile oggettiva della realtà che viene riprodotta in tutti i suoi aspetti, è ovvio, e siamo alla seconda affermazione, che in esso all is true, tutto è vero.